Ma io devo poi far finta di essere uno che controlla i lavori, non è poi tanto difficile, Perché io non ho il casco, non ho il permesso di entrare. Tu stai discreto, noi riusciamo a entrare e a curiosare. Allora, qui sulla destra c'è la casa natale di Enzo Ferrari, hanno rifatto la scritta esattamente copiandola pari pari anche come dimensioni, forse anche come invecchiamento dalle foto d'epoca in bianco e nero, officina meccanica Alfredo Ferrari che era il padre di Ferrari, però mica voglio raccontarvi la storia, sento che dentro stanno facendo delle prove audio, entrerà nel microfono? Ma proviamo, vieni con me. Love takes our train, summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls all love. Love sails to a new light. Promised you a miracle. Questa è l'interno del Museo Enzo Ferrari. Partiamo dalla parte dei servizi, qui ci sarà la caffetteria evidentemente. Sono curioso di vedere alcuni particolari, le sedie per i visitatori, eccole, bellissime. Le sedie di poltrona Frau, che io mai ho visto, può darsi siano anzi quasi certamente un modello, un progetto e un disegno originale per il Museo Enzo Ferrari, le sedie per gli ospiti della caffetteria che sarà allestita qui, forse anche all'esterno. E dentro questa struttura tutto bianco e giallo qua dentro. Questa è la caffetteria. Qui c'è uno dei bellissimi pilastri che reggono tutta la struttura, poi hai visto sulla vetrata, vedete? Vetrata che è molto bella, tutta retta da questa struttura con i tiranti, ci sono queste palpebre che evidentemente sono semoventi per giocare con l'illuminazione del sole, evidentemente impedire che un irradiamento troppo forte poi renda la vetrata invivibile. Di fianco alla caffetteria, vediamo, tranquille. Qui c'è qualcuno che ci guarda strano, ma insomma basta poi essere sicuri, noi siamo qui non a fare danni. Ecco questo sarà sicuramente il negozio del museo. Qui venderanno probabilmente i libri, i gadget, le cose che tutti i turisti e i visitatori cercano. Siamo ancora un po' indietro, io non so come faranno a inaugurare, però è bellissima la struttura perché anche queste strutture di servizio hanno una cura particolare. Guarda questo pilastro tondo, sottile. Il fatto che qui appena ti affacci vedi veramente uno spettacolo. Laggiù ci sono troppe persone, proviamo ad andare a vedere, a cavarci qualche curiosità. Vieni con me. Uno dice, si parla di un museo tanto importante, si guarda la struttura che è bellissima, però si possono guardare anche i servizi di un museo. Ma nel museo Casa Natale di Enzo Ferrari dovrà essere una maniglia un po' particolare, in effetti lo è, questa maniglia in mercato, sul mercato non mi sembra che esista. Vediamo i servizi, santo cielo, in un museo i servizi ci devono essere, ecco, però questi sono i lavandini del museo Casa Natale di Enzo Ferrari e sono, per chi ha un po' di occhio educato al design, davvero degli oggetti molto personali, molto particolari, molto belli. Allora, in questo grande spazio si notano i piedistalli che reggeranno le opere d'arte. Che opere d'arte ci sono nel museo dedicato a Enzo Ferrari? Saranno ovviamente le automobili che saranno sorrette da queste piattaforme. Che sono, quante sono? 1, 2, 3,
15, no, di più, 17 piattaforme. Io non ero più entrato da quando hanno ricoperto la struttura, perché ricordo la struttura di questa copertura, quella che regge il famoso tetto giallo, il cofano giallo, era particolarmente bella e credo che da un punto di vista ingegneristico e architettonico si poteva forse anche lasciare in vista, però per esigenze diverse, estetiche certamente, ma anche di isolamento e di acustica. Adesso c'è questa pelle interna tutta bianca, l'illuminazione sono tanti corpi luminosi, credo siano di un'azienda del nostro territorio, della Martini di Concordia, Martini Luce. E poi mi interessa, spostati che sennò mi beccano. Le piattaforme per le auto, ma evidentemente in un museo ci devono anche essere le teche, che sono queste, bianco, una struttura continua che accompagna tutta l'estensione di questo perimetro. Guardare e non toccare, sì, questa è ecopelle bianca, e qui evidentemente ci sarà l'esposizione con anche dei video, dei documenti, dei reperti, di quanto si vuole mostrare. Ma la struttura vista da dentro è stupenda, è veramente stupenda, non so se le immagini rendono giustizia al colpo d'occhio. Proviamo ad andare giù nel punto più basso, questa parte in fondo che è pari, ci sono le impronte per altre piattaforme per reggere le auto che però sono lasciate libere, evidentemente in questo spazio ci saranno anche altre attività. Questo è il punto di visuale massima che abbiamo ed è probabilmente la grande pensata, la grande idea del progettista di questa struttura bellissima, cioè la vetrata che abbraccia la casa natale di Enzo Ferrari. È un punto davvero spettacolare questo. Allora, qui come una pelle, proprio si parla di architettura organica, una pelle continua che copre tutto questo dislivello e dentro ci sono delle aperture. Noi andiamo a vedere. Questa è una sala per conferenze e non solo, le maniglie anche queste sono bellissime, fortuna che ci sono, proviamo a entrare. Più di 150 posti, c'è questa particolare seggiolina che a un certo punto ha un solo bracciolo. Non so come sarà quando sarà in funzione con i visitatori. Adesso sembra di muoversi su un set di film di fantascienza. Io entro ed esco da Pertugi, qui sento la voce di Piero Ferrari. Ecco, infatti, ecco, questa è chiaramente una saletta per i visitatori, dove vi è proiettato, questo qui è un documentario sulla storia della Ferrari, ci sono le panchette per il pubblico. Le finiture sono ancora un po' così, però insomma finiranno. Essere lui il dominatore. Io l'ho saputo poi a posteriori, in casa della nonna del Gisa, di sua mamma. Mio padre aprì alcuni armadi, alcune cose, alcuni cassetti e c'era una foto di Dino. Lui la prese fuori dal cassetto, me la diede e disse: questa tienila tu, era tuo fratello. L'unica frase che lui ha detto di Dino. Qui siamo in una parte che evidentemente non sarà per il pubblico perché è piena di impianti. Questa dovrebbe essere la centrale termica, scusate, è la centrale termica questa. Sì, dove... questo è il cuore impiantistico dell'edificio. Dobbiamo mettere un qualche elmetto, no? Andiamo via subito. No, ormai i lavori sono in uno stato avanzato, quindi non c'è bisogno. Architetto, la saluto anche lei. Qui cosa succede? Qui si è... Questa è una cosa modernissima, una cosa direi forse una delle più avanzate a Modena per il recupero energetico. Abbiamo 80 sonde geotermiche che alimenteranno questa struttura sia d'inverno per riscaldarla che d'estate per raffrescarla, utilizzando la temperatura del suolo a 80 litri. Oh, mica potevate fare una cosa arretrata qui. Mi fate vedere una di queste sonde? No, le sonde sono in area esterna, nel senso che sono in profondità nel terreno, fino a 100 metri, e sfruttano la temperatura del sottosuolo, che è costante durante tutto l'anno, 16-17 gradi, quindi
d'inverno riscalda e d'estate raffresca, quindi noi con degli scambiatori di calore utilizziamo l'energia del sottosuolo e la trasferiamo all'interno dell'edificio sotto i pavimenti. Con questo reticolo di esatto. E poi sull'altro lato ci sono le macchine invece per il ricambio dell'aria. Queste macchine muovono l'aria all'esterno all'interno dell'edificio, rimuovono l'aria esausta e fanno entrare l'aria fresca dall'esterno. Quindi per il trattamento dell'umidità sostanzialmente, il controllo dell'umidità degli ambienti. Si risparmia, ma funziona? Sì, funziona. Il risparmio è molto molto consistente proprio perché si sfrutta l'energia naturale del sottosuolo in questo caso. È un progetto molto avanzato, poi io in realtà ho già sentito parlare spesso di geotermia, ma applicato ad una struttura così grande? La geotermia funziona applicata bene a grandi strutture. Okay. Due o tre pozzi geotermici possono lavorare in una struttura medio piccola, ma i grandi risparmi si ottengono in una grande struttura. Teniamo presente che d'estate al mattino preleveremo aria dall'esterno a 24 gradi, anche quando la giornata andrà a 36. Quest'aria che è fresca d'estate rimarrà fino verso mezzogiorno dentro il museo, partirà dopo il raffrescamento con le sonde geotermiche e le macchine per raffrescare inizieranno a lavorare a metà pomeriggio, quindi con il consumo di elettricità, quindi con un risparmio elevatissimo. Lei è responsabile solo di questa parte oppure anche di altre? Sono il direttore dei lavori. Ecco, allora, se per caso vogliono cacciarmi fuori, lei mi difende. Certo, perché io mi sto intrufolando. Ma dal punto di vista degli impianti, oltre alla geotermia applicata per raffrescare e riscaldare, quale altre? C'è una componente molto importante che è l'aspetto dell'involucro edilizio. Questa copertura è molto tecnologica, come avete visto, ma è molto leggera. Il basamento invece in cemento armato inserito nel suolo sfrutta esso stesso l'energia. E quindi il contributo dell'involucro è quello di isolare fortemente rispetto al clima esterno. Un grande contributo è anche quello della facciata, che come avete visto è trasparente, però ha degli elementi, quelli che creano l'effetto radiatore, che sono anche brizzolei, quindi schermano il sole, soprattutto d'estate quando si trova alto sull'orizzonte, poi sono dotati di vetri speciali che lasciano passare la luce, ma lasciano in buona parte fuori, oltre il 70%, l'energia di radiazione, che è quella che più dà fastidio in estate, cioè il riscaldamento diretto per effetto dei raggi del sole. Perché sai il pensiero qual è? Che c'è un gran bel disegno, il cofano giallo che sappiamo già ha fatto il giro del mondo, però poi uno pensa, sì, gran bella pensata, gran bel disegno, però poi alla fine farlo funzionare. No, abbiamo il richiamo alla tecnologia dell'automobile, è un richiamo vero anche nella sostanza, anche negli aspetti ingegneristici di funzionamento energetico. Siamo abituati a tutto ormai, cioè cosa si può fare oggi nell'architettura con l'ingegneria di oggi, con i materiali, però è una luce impressionante comunque. Cioè... Sì, la luce trasversale è di 45 metri ed è stata risolta con un guscio a struttura metallica di tipo reticolare, molto ribassato, quindi molto leggero, ma fortemente spingente, ma la forma dell'edificio ha aiutato a trovare una soluzione sostanzialmente ad arco a spinta eliminata. E la spinta di questi archi viene eliminata tramite dei cavi da precompressione inseriti nel basamento in cemento armato della platea di fondazione. È bellissima la finitura del pavimento, che credo sia dovuta ad un'azienda qui del territorio, questo tipo di materiale, no? Il materiale è una resina della ditta Mapei, che è stata applicata sia sul pavimento che sulle pareti curve di rivestimento. Quindi è un unico materiale che arriva fino al tetto che poi la struttura molto interessante, credo, è stata rivestita con un telo in PVC preriscaldato e tesato, che crea questo effetto dell'interno dell'automobile, che è tipo il cielino dell'automobile realizzato con questo materiale. Ma la cosa più, il virtuosismo più incredibile mi pare quella, proprio quella vetrata che proietta il vero protagonista di tutto questo evento architettonico, che è la Casa Natale, no? Sì. Questa vetrata curvilinea e senza strutture in mezzo. Sì. Questa è stata realizzata proprio per rispettare il progetto architettonico. Questa facciata abbraccia, come vediamo, la Casa Natale, la mette in risalto, la valorizza. E quindi l'obiettivo era la massima trasparenza che abbiamo realizzato con questa struttura, che è una tensostruttura, quindi questi cavi sottili di 3 cm di diametro che vediamo sono pretensionati a circa 20.000 kg l'uno e consentono di realizzare una facciata massimamente trasparente. Questa facciata, possiamo proprio dire, è unica al mondo per alcune caratteristiche: il fatto che abbia altezza fortemente variabile, vedete, fra 12 metri e pochi metri,
e questa forma curva è inclinata rispetto alla verticale. È sostanzialmente una facciata che nasce dall'intersezione di due coni. Scappo, non vorrei che qualcuno mi mandasse via. No, come ripeto. La domanda è, ma ce la fate a essere pronti? Sì, sì, ce la facciamo, assolutamente sì. Buon lavoro. Grazie. Saranno in tanto a chiedersi, vedendo questa scritta, che qui è grande, una scritta che sa di antico, chiaramente, Officina Meccanica Alfredo Ferrari, magari il visitatore più ignorante si chiede, ma come Alfredo Ferrari? Alfredo Ferrari è il padre. Però visto che ci è andata bene là, io proverei a entrare anche nell'edificio storico, cioè la casa che diede i natali Enzo Ferrari, che è la casa che dà il nome al... Siamo ancora indietro, questa non è una maniglia di design, questa lo è, protetta, prima pulirsi le scarpe prima di entrare, va bene. Questa è la sede di quella che era l'officina del padre di Ferrari, trasformato ovviamente nella casa. Qui in mezzo hanno messo un corpo con tutte le apparecchiature tecnologiche, perché qui si tratta ovviamente di costruire un percorso per i visitatori che ha come involucro le mura storiche preservate, così come la copertura, le capriate, ma poi è riempito di tecnologia per narrare, per raccontare la storia di Ferrari. L'espediente è questo, eh? Un effetto come le pagine di un libro, le pagine di un libro mosse. Qui ancora siamo indietro, però si capisce che costruiscono un racconto attraverso le immagini, grandi schermi che sono ancora protetti, per cui le immagini non le vediamo, grandi schermi che avranno diviso a capitoli, a grandi capitoli, la vita di Enzo Ferrari e la racconteranno. Da fissare, c'è ancora scritto qui chiaramente ci saranno le console interattive per il pubblico. Qui un altro grande schermo e poi le postazioni, ecco, si sente qui, siamo sotto questo, sono altoparlanti molto direzionali. Il problema sarà che in ogni postazione ci sarà un capitolo di storia che si intravede dietro la pellicola protettiva, si intravedono le immagini belle. Sarà un racconto proprio per chi vuole entrare dentro all'epopea, al romanzo della vita di Enzo Ferrari. La struttura è pulitissima, in realtà è la struttura di una vecchissima officina di più di un secolo fa. L'unica cosa che si nota, oltre a questa grande struttura narrativa a pagine, sono questa struttura chiaramente con funzioni statiche per l'edificio. No, qui proprio il mio blitz vi porta a poco. Nella prossima settimana, prima dell'inaugurazione, verrà allestita completata questa parte, però si capisce già adesso qual è il percorso narrativo attraverso immagini, suoni e interviste. Il luogo, che comunque si richiama continuamente con il soffitto di cotte capriate, le grandi inferriate dell'antica officina del padre di Ferrari, poi ovviamente si esce, si arriva qui e si ha di alchimia particolare di questo luogo, cioè la struttura avveniristica modernissima che abbiamo di fronte e che si giustappone a questa che è la struttura storica. Iniziamo con il fuori tema di oggi, che ancora una volta deve riguardare questo momento difficile della nostra economia, nostra intesa, quella del distretto, quella legata al settore della ceramica. Sono momenti molto difficili, poi qualcuno vorrebbe che i giornalisti parlassero di altro, parlassero di cose inneggianti l'ottimismo, ma non possiamo non guardare la realtà, guardarla in faccia. Il momento è molto difficile. Non stanno lavorando tutti, ci sono molti cassi integrati, ci sono lavoratori in mobilità, ci sono disoccupati, ci sono aziende che continuano il loro lavoro, continuano a produrre quando gli arriva il gas, aperta e chiusa parentesi, ma in una situazione veramente difficile. Stiamo navigando in un mare agitato, per non dire un mare in tempesta, si costruisce poco. E quando si costruisce lo si fa all'estero, lo si fa in Russia, lo si fa in Africa, lo si fa in altri continenti, non lo si fa
in Europa si costruisse veramente con il contagocce, per non parlare del nostro paese che da questo punto di vista ormai le costruzioni hanno tutti contro. Il nuovo governo Monti, che anziché tassare le rendite finanziarie se l'è presa col mattone, quindi non aiuta certamente la ripresa dell'edilizia, e quando anche le aziende ceramiche dovessero ricevere ordini, questi verrebbero pagati veramente nell'anno del mai. Una situazione difficile che ancora pone in evidenza la qualità e l'abilità dei nostri imprenditori, spesso criticati, in realtà, cioè in una situazione così difficile, riescono a rimanere in sella le loro imprese grazie anche agli ammortizzatori sociali. In questi giorni il governo sta cercando di varare una nuova legge che cambia un po' il sistema degli ammortizzatori sociali. Nel caso specifico dell'impresa verrà preservata la cassa integrazione straordinaria e anche in deroga. Verranno inseriti gli ASPI, ossia l'assicurazione per le persone che non hanno lavoro, ma soprattutto la cassa integrazione viene colpita se riguarda le aziende che sono in procinto di chiudere i battenti. Abbiamo assistito non soltanto nel settore della ceramica ma in altri settori delle situazioni che non hanno fatto piacere, cioè aziende che avevano già deciso di portare gli stabilimenti all'estero, aziende che comunque avevano già decretato la loro morte su questo territorio e arrivavano ciò nonostante i contributi dallo Stato, da Roma, dalle nostre tasche. Ebbene, dopo la riforma Monti ci saranno tutte queste novità.